Andiamo a vedere cosa offre BiblioLearning. L'accesso è dalla home page della biblioteca, quindi seleziono BiblioLearning. Per prima cosa bisogna autenticarsi facendo il login e inserendo le credenziali di Ateneo. Adesso entro con le mie. BiblioLearning è organizzato in diverse sezioni che seguono le fasi della ricerca bibliografica. Le basi della ricerca bibliografica propone dei tutorial base su come orientarti tra le risorse e i servizi della biblioteca. Qui trovi ad esempio la guida all'OPAC e una guida sugli ebook. Ricerche multidisciplinari spiega alcuni strumenti comuni a tutte le discipline. Ad esempio, le banche dati multidisciplinari Web of Science o Scopus. Sotto troviamo le aree disciplinari. Andiamo a vedere l'area medica. Qui trovi i tutorial sulle principali banche dati mediche, come PubMed, CINAHL, Cochrane Library o Trip Database. In alto c'è un forum che puoi utilizzare per comunicare con me. L'ultima sezione si chiama Valuta e usa le informazioni. Contiene ad esempio delle guide su come gestire le bibliografie.